per ogni donna e per qualsiasi tipologia di taglio. Scopriamo quali colorazioni tingeranno quest'estate i nostri capelli. Contrasti di luce, ciò che è ispirate al mondo del surf, e sfumature che rievocano quelle di una chioma baciata dal sole. Si chiamano sombrero, skyline e boom color e sono l'ultima tendenza in fatto di colorazioni per i capelli. Novità messe a segno, o meglio in piega, con inedite e sofisticate tecniche. Vediamo come. Oggi vi mostrerò quelle che sono le nuove tendenze per le schiariture della primavera-estate. Abbiamo cercato di trovare tre soluzioni, tre tipi di schiariture che si possono adattare su tutte le tipologie di donne che hanno un denominatore comune, che è quello di interpretare il volto, il viso della cliente personalizzando la schiaritura. Quindi la prima schiaritura è quello che richiama il dopo estate. Le clienti tornano dopo l'estate e amano i loro capelli. Noi cerchiamo di anticiparlo e quindi di proporlo su tutte le tipologie di taglio, cercando di enfatizzare quella che è la forma dei capelli. Partiremo applicando il sombrero, che è un accessorio, un nostro must. È un cappello che viene appoggiato sulla testa e l'idea è arrivata perché mi serviva un piano d'appoggio per poter schiarire i capelli togliendo l'effetto ricrescita. Per lei abbiamo scelto questa tecnica proprio perché, avendo dei capelli lunghi, ci permette di stendere i capelli sull'accessorio, così da ottenere delle sfumature che sono molto simili a un effetto di sole, come un weekend al mare. Questo ci permette anche in futuro di non avere fastidiose ricrescite o comunque stacchi troppo evidenti tra la base e le lunghezze punte. Vi mostrerò ora la seconda tecnica di schiaritura, skyline. Il nome deriva un po' dallo skyline newyorkese, perché è un oggetto avveniristico che posizioneremo sopra la testa, e l'ispirazione era quella di trovare una tecnica di schiaritura contemporanea per enfatizzare tutto il viso. Per quanto riguarda lo skyline, i capelli verranno pettinati molto 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 bene verso il cielo, e mentre si applica il colore verranno posizionati sull'accessorio stesso fino a nasconderlo. Un'altra tendenza per la primavera-estate 2016 è il boom color, una scossa di colore. Abbiamo pensato di interpretare una donna più selvaggia. Abbiamo cercato di interpretare ogni donna in modo un po' più eclettico, un po' più dinamico, un po' più libero. E quindi andremo a inserire delle sezioni con il boom color di colore abbastanza forti, abbastanza materiche. L'idea di boom color nasce proprio per creare delle sezioni che abbiano dei contrasti molto armoniosi tra la base e le lunghezze punte. A differenza di altre tecniche di schiaritura, infatti, tante sezioni rimangono scure, rimangono della base naturale, proprio per riuscire a spingere un pochino di più senza creare delle righe o delle spaccature troppo evidenti, ma creando proprio un'armonia tra il chiaro e lo scuro nel movimento dei capelli. Ora, dopo la fine dell'applicazione dello schiarente, aspettiamo una decina di minuti in funzione di quanto chiare vogliamo ottenere le schiariture, dopodiché iniziamo a massaggiarle molto dolcemente e andiamo a sciacquare shampoo, conditioner e procediamo all'asciugatura. Ciò che dalle sfumature decise o chiome baciate dal sole anche prima dell'estate. A ognuna il proprio look di tendenza.